3. Ciao Jane e Louise, che sono venuti da Parigi a trovarci e a vedere le Chat Noir, come abbiamo sistemato i mici. Bia si è innamorata di lui. Sì, Bia è una rubacuori. E ora Jane e Louise daranno la loro impressione, diciamo, su come si sono trovati qui, anche se è durato pochissimo, un solo giorno, però meglio di niente. Cioè, non sono andati a vedere né Reggio Calabria né i Bronzi di Riace, ma sono venuti qui da noi, che è una cosa da non sottovalutare. Ci vediamo più che ci pensi? La prima volta, perché la notte, che possono convivere sono felici, si vede. Si vede che sono felici. Sì, sono molto fortunati. Quindi l'impressione è che comunque fate un lavoro spettacolare. Tanto lavoro, sì. E infatti è solo lo spazio che è molto più grande. E qui stanno molto meglio. E poi con questo giardino è proprio il paradiso. Per voi è più lavoro, però. Per noi è più lavoro. Ok, oggi ripartono Jane e Louise, peccato. Fate buon viaggio, è stato un piacere avervi, anche se per poco, un solo giorno. Oh, Biuccia, mannaggia. Ecco Bia. Ecco Bia, la combina guai. Ora facciamo un giretto, facciamo vedere questi piccolini, casomai, che cercano casa. Yuri, vediamo se qualcheduno si innamora di qualche piccolino e lo vuole adottare. Qui c'è Stani, che a breve parte. Ciao Stani. Lui è adottato. Qui abbiamo Liv, che pure lui è adottato. Qui abbiamo la piccolina Faith, che cerca casa. Mannaggia, non c'è linea. Vediamo se ribecchiamo la linea. Ecco qua la linea. Qui c'è Faith, piccolissima, dalle foto non si capisce, anche lei cerca casa. Qui c'è la piccolina Milo, che anche lei cerca casa. Qui c'è la bellissima Morgan, che anche lei cerca casa. Qua non sono 9, ma sono 203. Mici? Ninnolino dov'è? Ninnolino? Non lo vedo. Ninnolino? Abbiamo comunque anche un altro cucciolo che ora non si vede, non so dove si è nascosto. Niente, vi faccio vedere gli altri dentro. Qui c'è Fiammetta. Fiammetta, vieni amore, torna dentro. Dai Fiammetta. Fiammetta cerca casa, pure lei. Lavato e asciutto. Grazie. Ecco qua. Prendevi ieri da casa. Sfornato, appena sfornato. Sì, qua c'è la schiera delle loro infinite lettiere. Felicità, saluta. Gastone, Incanto, Florence. E qui c'è la casetta dei Mici. Tutta la loro casa. Ora è stata servita la pappa, è stato lavato tutto come ogni giorno.
Cambiamo linea. Ecco qua. Ora stanno tutti mangiando. Irina ha rientrato gli ultimi panni. Abbiamo tante lavatrici. Qua dentro c'è la nostra lavanderia. Con la nostra lavatrice e lavasciuga che va all'infinito. Mare di lavoro che è inimmaginabile, con 200 tremicetti e 3 cani, e in più anche le colonie fuori che portiamo il cibo anche a loro ogni giorno, vero? Tutto bello pulito, spazzolato, tutto cambiato, tutto lavato. Ora loro si rilassano perché sono stanchi, che hanno lavorato assai oggi. Chi aveva la scopa in mano, chi la spazzola, vero Willy? Tutti a pulire, tutti a pulire, tutti distrutti, vero amore? Quanta fatica che fate, eh? Tutti ora belli in relax, che hanno già mangiato. Sono andati in bagno, qui abbiamo una bella coppietta, Zani e Calliope. Luterone, Lutero un tripode e Zani un invalido. Calliope, ciao Rublo. Tutti a farsi le pulizie. Ecco qua, da qua stasera finirà tutto e poi ci sarà il turno anche serale delle pappe. Qui un po' di crocchi, giusto per gradire. E qua abbiamo i gattini in degenza. I gattini che devono fare terapie. Ecco qui, uno ha finito l'antibiotico, ora gli aggiungiamo la pappa. E ora controlliamo anche a loro. Tu ancora ce l'hai là. Qui c'è Diana, bella mia, che è stata operata e c'è il ferro nel femore. Tu pure hai finito l'antibiotico, ecco qui. E si ricontinua. Ora mettiamo la pappa a questi che hanno finito l'antibiotico, se lo sono mangiato. Lui ancora ne ha un pochino. Soia, tu ancora là ce l'hai l'antibiotico, non l'hai mangiato ancora, eh Monella? Qui è nascosto, ma il gattino c'è e ce l'ha tutto là l'antibiotico. Ok, vi saluto, metto le pappe dove hanno finito la pillolina perché sono raffreddati e non se la fanno dare né in bocca né si fanno manipolare per questo, e quindi l'unica soluzione è metterla nella pappa e aspettare che la mangiano, essendocene così tanti. E tu hai mangiato? Tu l'hai mangiata? Gli ho messo il cuscino sulla pillola. Il cuscino, Monella. Ok, ora vi saluto e completo qui, che tra poco parte pure Jane. Ciao, ciao.